Buongiorno a tutti, sono Massimo Giordani. Oggi sono con ben tre rappresentanti di un'azienda che abbiamo già avuto modo di conoscere nelle settimane scorse, la WMD Italia, e in particolare, oltre ad avere il direttore commerciale Nicoletta Galli, il sales executive manager Cristiano Castellini, abbiamo anche uno degli agenti più rappresentativi della società, Renato Masone. Ecco, oggi in particolare vorrei proprio concentrare l'attenzione della nostra chiacchierata sull'attività di Renato, perché in queste settimane sappiamo è stato assolutamente complesso relazionarsi con il mercato e con i clienti. Renato, com'è andata? Nel globale è andata molto bene, nel senso che c'è stata una risposta molto forte alle esigenze della clientela da parte di diversi mandati che io rappresento. Quindi non c'è stato solo un'azienda, alcune hanno brillato, altre hanno reagito come sono riuscite, ma nella globalità per i clienti che non hanno chiuso e che hanno dato servizio sui prodotti dell'area Covid, i risultati sono stati molto positivi. Di contro, il mercato tradizionale, sui prodotti tradizionali, tra chiusure del canale della distribuzione all'ingrosso, chiusure di diversi dettaglianti nel lockdown, anche se in Campania è stato un lockdown minore che in altre parti d'Italia, hanno inciso pesantemente sui numeri, che hanno dei meno molto importanti sui prodotti tradizionali. Quindi diciamo che complessivamente, nonostante una situazione sicuramente molto complessa, molto difficile, però pensando proprio all'area specifica di WMD Italia, sei riuscito in qualche modo a gestire la situazione. La WMD va catalogata tra le mandanti brillanti, nel senso che un po' per estrazione di prodotto, un po' secondo me per DNA aziendale e delle persone adibite alla vita dell'azienda, ha dato delle risposte, ha reagito subito, pronta anche nei momenti più complicati dove non si sapeva ogni giorno se il giorno dopo sarebbe stato uguale, perché bastava un contagio all'interno dell'azienda per creare una situazione diversa. Però WMD è stata sul pezzo e quindi questo ha dato dei risultati molto brillanti, con aperture di clientela che avevano nicchiato per eccesso di offerta nel valutare l'azienda nel giusto modo, che si sono accorte di WMD. La sfida sarà poi continuare questo tipo di attenzione verso il brand, verso il marchio, con clienti storici invece che hanno apprezzato tantissimo la risposta in termini di prodotto e di evasione del prodotto, che non era solo un problema di avere i prodotti, ma di non proporre prezzi speculativi su questi prodotti e di evaderli poi nei termini di consegne accettabili. Ecco, WMD nel globale ha fatto tutto questo, quindi sicuramente, se devo dire una valutazione generale, l'azienda ne esce rafforzata non solo sui meri numeri, ma nell'immagine che il mercato ha dell'azienda. Sicuramente questi 2 mesi sono stati 2 mesi che hanno portato lustro. Beh, questa è una grande notizia in un mercato così difficile, così drammaticamente anche in crisi, come purtroppo i mass media ci dicono tutti i giorni, abbiamo una notizia positiva. Ma qui mi piace chiamare in causa il direttore commerciale Nicoletta Galli, che effettivamente, insomma, è stata alla guida di questa nave in questo mare tempestoso. Nicoletta, ci vuoi dare qualche informazione anche dal tuo punto di vista? Allora, buongiorno a tutti, ringrazio Renato per queste belle parole, perché sono contenta che sia arrivata anche ai distributori, ai clienti, questo nostro impegno. Per noi era molto importante, ecco, reagire subito e riuscire a dare ai nostri venditori, ai nostri clienti, delle risposte ai prodotti che il mercato in questo momento sta chiedendo così, in maniera così preziosa, no? Mi fa piacere anche che sia stato sottolineato che non abbiamo fatto speculazione in questo mercato, in questo momento. Il prodotto abbiamo cercato di, anzi, l'abbiamo mantenuto agli stessi prezzi che erano magari prima della crisi, laddove possibile,
semplicemente un prodotto ha subito per forza di cose un leggero aumento, ma non abbiamo assolutamente speculato su questa tragedia, ecco, perché questa ci siamo sentiti ci sentiamo in dovere di aiutare, perché sapevamo perfettamente che il nostro prodotto sarebbe andato nelle case, nelle aziende, dalle persone che ne avevano bisogno. E quindi... ecco, mi sembra anche questo un atteggiamento eticamente importante da sottolineare, ma a questo punto mi interessa anche il parere di chi è vicino ai clienti, ai grandi clienti. Cristiano Castellini, il tuo punto di vista, la tua operatività, come si è sviluppata? Guarda, a livello operativo ho invertito la rotta, ho abbandonato per forza di cose le visite, la ricezione dei clienti ai quali tenevo molto a presentare il nostro nuovo sito produttivo, era per noi un fiore all'occhiello da vendere, diciamo, nel 2020, portando quanti più clienti possibili a far vedere cosa stiamo diventando. In realtà ho sostituito tutto questo con approcci più facili come WhatsApp, Skype, telefono, mail, che sono comunque riusciti come strumenti a creare un'empatia, un contatto diretto comunque. La difficoltà, ma lo stimolo, è stato quello di gestire una mole di chiamate, di messaggi che arrivavano da Facebook, da LinkedIn, da ogni canale, quanto più rapidamente possibile, perché quello che volevo far passare è quello che ha detto Renato. Ci siamo pronti, siamo qui e chiedeteci, cercheremo di fare veramente tutto il possibile per venire incontro alle vostre esigenze. Questo è il messaggio che ho voluto far arrivare ai nostri clienti. E ha detto poi una cosa molto importante Renato, che ha rimarcato Nicoletta, che l'azienda non ha mai speculato, mai. C'è stato un aumento su un prodotto causato da un aumento delle materie prime alla fonte, ma per il resto siamo riusciti semplicemente a incrementare la produzione, perché quello che voglio, desidero che accada, è che dopo questo periodo il desiderio di tutti è che la gente si ricordi, e sono convinto che non si dimenticherà di come è stata servita da WMD e da tutta la sua forza vendita, dagli agenti sul territorio, da chiunque approcciasse la nostra azienda, dalle ragazze del commerciale al telefono. Quindi la nostra presenza è stata costante e mi auguro, come dice giustamente Renato, che ne esca più rafforzata di prima. Grazie Cristiano. Ma Renato, a questo punto noi siamo nella fase 2, la famigerata fase 2, però sappiamo che è una fase comunque transitoria, quindi supponendo che le cose vadano a migliorare progressivamente, entreremo prima o poi in una fase 3, diciamo di normalità, o pseudo normalità, perché finché non ci sarà un vaccino sappiamo che dovremo avere tutta una serie di cautele. In questa ipotetica fase 3, come vedi lo sviluppo del tuo mercato in particolare e del tuo lavoro? Torneremo ad avere un consumo di prodotti, diciamo, paragonabile a prima? Cioè, qual è il tuo punto di vista, tu che sei vicino al mercato? Allora, io faccio una premessa che non ho fatto prima. Io sono a testa di un'agenzia. Lavoriamo in questa agenzia 6 persone, una back office che cura tutto il comparto amministrativo, 4 operativi sul mercato del dettaglio e del piccolo ingrosso, e io che lavoro sul mercato della distribuzione all'ingrosso non solo in regione, quindi ho delle competenze nazionali per alcuni mandati sul mercato ingrosso, quindi a seconda di come leggiamo il cliente ci sono risposte diverse. Io posso dire cosa faremo noi. Noi siamo rimasti per i dettaglianti a disposizione a livello telefonico, perché io ho chiesto ai miei 4 operativi di non uscire, di non rischiare e di non compilare autocertificazioni forzate per andare a visitare clienti che non sapevamo fino in fondo se avevano piacere o no di ricevere una visita di una persona che va a contatto con tante persone tutti i giorni. Da venerdì parte per noi la fase 2, abbiamo una riunione in questo ufficio con i nostri collaboratori che non vediamo da 2 mesi. I dettaglianti hanno dato sintomo di risveglio già negli ultimi 10 giorni. Ritengo che la campagna, perché se parliamo di dettaglio il mio focus è solo regionale, abbia agito in modo eccellente. Non ne faccio una questione politica, non mi interessa. Devo dire
che la guida della regione è stata positiva, è stata chiara, forse un po' troppo dura, ma ha colto nel segno, ha fatto passare il messaggio. Oggi noi abbiamo una situazione, non dico ideale, ma sicuramente sotto controllo. Oggi. E per cui da lunedì, nella fase 2, noi riprenderemo i nostri giri dai clienti che ci riceveranno con piacere, focalizzati come investimento tempo sui prodotti tradizionali per capire gli esiti. Noi abbiamo dei prodotti invernali che nell'abitudine si vendono a febbraio per l'inverno successivo. È tutto paralizzato. Ci sono numeri che non tornano in nessun modo. L'igienizzante, la macchina sanificante, IDP, noi abbiamo una serie di prodotti. Io ho gestito dall'inizio della crisi, dove avevamo fondamentalmente 3 mandati, ad oggi i mandati sono raddoppiati, focalizzati sul Covid, ma abbiamo collaborazioni ad ampio raggio, per cui diamo un ventaglio di soluzioni alla clientela a tutto tondo, che parte dalla sanificazione alla bomboletta a tenere in casa. Quindi abbiamo molto da dire, vogliamo dirlo a chi ha piacere di sentirlo senza forzare una presenza, per cui in fase 2 io direi che la nostra operatività cambierà sostanzialmente, si svolgerà al 50% come da tradizione e al 50% sfruttando i mezzi tecnologici che ci permettono di far passare i messaggi senza obbligare la nostra presenza. La fase 3 è un po' presto, io sono un ottimista di natura, però penso che un colpo di coda ci potrebbe anche essere, penso che non modificheremo più questo standard attuale, nel senso che ritorneremo a avere qualche abitudine vecchia, ma tutta una serie di input che abbiamo ricevuto in questi 60 giorni resteranno dentro di noi, per cui sia dal consumo dei prodotti, guanti, mascherini, igienizzanti, gel, che dall'atteggiamento che avremo verso un concerto, verso una manifestazione fieristica, verso un centro commerciale, saranno per forza modificati. Il termine che io mi sono dato per capire come vivremo è Natale, ma prima di Natale sarà tutta una realtà diversa da quello che erano le nostre abitudini. Professionalmente, io sono sincero, non vorrei essere preso per pazzo, ma mi sono sentito quasi in colpa per i risultati ottenuti in questi 2 mesi, perché mi sembrava venissero ottenuti sulle disgrazie altrui. In realtà non è così, il Covid non l'abbiamo creato noi, noi abbiamo dato risposte a un'esigenza del mercato, per cui noi abbiamo fatto quello che era possibile, certo, guadagnando, è normale, ma guadagnando quello che guadagnavamo prima e dando tutto il supporto possibile ai nostri clienti man mano che chiudevano e riaprivano. Per cui personalmente, quindi non più di agenzia, io non ho chiuso un giorno. Marzo ho lavorato i sabati mattina e le domeniche pomeriggio sempre, perché le esigenze avevano fatto saltare i weekend. Aprile si è un po' normalizzata, ma comunque le 12, 13, 14 ore al giorno perennemente davanti a un computer è la regola di oggi, perché ci sono mille risposte da dare. Detto questo, io sono molto ottimista, ho nel mio pacchetto mandanti delle aziende performanti e ho nel mio pacchetto clienti dei clienti che mi hanno dato grosso credito, gente con cui le relazioni storiche, magari non dico messe in naftalina, però che producevano un numero statico, in virtù del fatto che non hanno chiuso, questo numero è cambiato radicalmente, raddoppiando, triplicando, quadruplicando. Altri storici invece sono più che dimezzati. Insomma, c'è un mare molto molto mosso, però mi viene da ridere, perché vorrei chiarire che la Campania è dentro di me e che io mi sento fortemente legato a questa regione che mi ha dato tutto quello che ho. Io sono arrivato qui a 6 anni e mi viene da dire un proverbio, ometterò una parola ma i campani mi capiranno, si dice a Napoli che a mare calmo ogni è marinara. Ora, dopo ogni e prima di marinaro sanno tutti, quindi questo mare in tempesta, queste esigenze contrastanti, questo stato d'animo, abbiamo clienti in gravi crisi economiche, abbiamo clienti in grande floridità improvvisamente, permetterà a noi professionisti formati e concentrati sul business, quindi che non sono stati a casa a guardare le serie TV, mi dispiace, io non ho nulla in contrario, però io mi sento vivo a fare il mio lavoro, permetteranno di crescere ancora di un gradino, di essere ancora più apprezzati
come consulenti, prima ancora che come venditori di prodotti. Renato, hai detto delle cose assolutamente importanti e mi fa piacere questo approccio molto positivo basato sui numeri, quindi non è l'ottimismo dell'incoscienza, ma è l'ottimismo basato su un'esperienza concreta quotidiana di questi ultimi mesi. Quindi io ti ringrazio per quanto hai detto e ovviamente spero che molte persone possano vedere questa intervista. Ringrazio anche Nicoletta, Cristiano e a questo punto alla prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti.